foto di Vito e poi calcio d'inizio. Martedì 1 ottobre si è svolta a Caivano, nell'area sportiva di Parco Verde, la partita della parità e del rispetto. L'iniziativa è stata promossa da Amnesty International Italia, USIGRAI, AIC, Associazione Italiana Calciatori, Assist, Associazione Nazionale Atlete, Sport for Society e WISP, con il patrocinio della Federazione Nazionale della Stampa, che hanno unito le loro forze a quelle di Fondazione con il Sud, alle associazioni di Caivano, a WISP e Libera Campania. La manifestazione è stata inserita all'interno della campagna Un'altra partita, comunità in campo, promossa da Agri, l'associazione delle fondazioni di origine bancaria, e a Sifero, in occasione della 12ª giornata europea delle fondazioni. Oggi è stata una bellissima giornata, abbiamo ospitato qui a Caivano nel progetto La Bellezza Necessaria, supportato da Fondazione con il Sud, ed è stata una giornata di sport, di inclusione sociale qui a Parco Verde. La partita ha promosso legalità, parità di genere e inclusione, chiedendo interventi di rigenerazione urbana da parte delle istituzioni, che siano continuativi nel tempo e permanenti. Posti come questi hanno bisogno di prevenzione, hanno bisogno di opportunità, hanno bisogno di istruzione, di formazione, hanno bisogno di integrazione, hanno bisogno di sport. Perché lo sport è tutte queste cose insieme. Abbiamo bisogno che ognuno di voi ci possa sostenere, aiutare nelle attività che facciamo ogni giorno qua. Quindi servono istruttori di calcio, basket, pallavolo, in modo che i bambini li possano allontanare da contesti difficili. Quindi quello che vi chiedo è di essere qui con noi anche domani. Serve la formazione, l'istruzione, cosa che manca qua. Purtroppo da circa 40 anni abbiamo l'80% dei ragazzi del territorio che non ha passato la quinta elementare, quindi abbiamo ragazzi senza istruzione e senza la libertà di poter pensare qualcosa di migliore. Sul campo sportivo rigenerato grazie al progetto di WISP Campania La Bellezza Necessaria e affidato all'associazione locale Un'infanzia da vivere, sono scese in campo 3 squadre per un triangolare all'insegna dell'amicizia e dell'inclusione. La squadra del Circolo Sportivo RAI, quella del progetto La Bellezza Necessaria e la Facciamo Pari, composta da rappresentanti delle organizzazioni promotrici dell'iniziativa.